Benvenuti a Made in Italy, il mondo della comunicazione. Sigla. Buonasera gentili telespettatori, benvenuti a questa nuova puntata di Made in Italy. Questa sera parleremo di comunicazione d'impresa. Lo facciamo con due ospiti che vi presento subito. Buonasera a Pier Giorgio Scrimaglio dell'azienda Scrimaglio. Buonasera. Buonasera. E buonasera all'architetto Massimiliano Fadin del gruppo Frese Alluminio. Buonasera. Buonasera ovviamente anche al nostro opinionista Gianluca Orrù. Buonasera a tutti i telespettatori. Allora, dicevamo comunicazione d'impresa. Gianluca, quanto è importante comunicare per un'impresa? Beh, comunicare per un'impresa si può dire che nel XXI secolo faccia la differenza, nel senso che qualsiasi sia il prodotto che quell'impresa produce, se questo prodotto non viene comunicato, ma non soltanto a livello di ti informo che questo prodotto esiste, ma non viene confezionato in una situazione gradevole, in un momento in cui si riesce veramente a penetrare quella che è la moltitudine di mercati presenti, di prodotti presenti sul mercato, ecco che la comunicazione d'impresa fa la differenza proprio perché riesce ad arrivare laddove il prodotto, il normale staff commerciale, non riesce ad arrivare. Quindi sono iniziative a volte mirate di marketing, a volte sono campagne di brand, cioè campagne di marchio, campagne che promuovono una singola azienda in quanto il logo dell'azienda, diciamo così, la rappresenta e trasmette un contenuto esso stesso. E sembrano concetti un po' difficili, invece è molto semplice. Quando riconosciamo una multinazionale, una grande azienda, dal marchio, immediatamente guardando quel marchio ci vengono in mente tutta la fascia, la gamma dei loro prodotti. Ecco, questo vuol dire aver effettuato una campagna di comunicazione cosiddetta corporate di successo. Ovviamente ci sono varie scale a seconda della grandezza dell'impresa e dell'investimento che questa azienda fa, ma è possibile considerare, credo, la comunicazione di impresa, la comunicazione di massa verso l'esterno come un vero e proprio investimento al pari di comprare un nuovo apparecchiatura. Ecco. Il gruppo Scrimaglio sicuramente è un nome importante per quanto riguarda la comunicazione. Allora, Pier Giorgio Scrimaglio, vogliamo dire innanzitutto qual è la filosofia dietro la vostra comunicazione? La nostra filosofia è comunque sostenere un'anima tradizionale con uno spirito innovativo. Questa è un pochino la nostra storia. Il mondo del vino è uno scenario molto particolare rispetto a altri mercati, sto inventando cosmetici piuttosto che auto, dove i player sono comunque molto pochi e i leader hanno delle fette enormi di mercato. In Italia il numero uno e il numero due hanno insieme forse il 4% del mercato, quindi immaginiamoci cosa vuol dire essere uno dei 30.000, delle 30.000 aziende italiane che producono vino, italiane, voglio dire. E quindi lo sforzo di mantenere un'immagine e una sensazione di un prodotto comunque tradizionale di famiglia, con un occhio ovviamente a quelle che sono le esigenze del mercato e dei consumatori. Tra l'altro voi avete le etichette delle più grandi squadre di calcio italiane e non solo, perché avete puntato sul calcio? Ma allora, entrare nel mondo del calcio è stato un po' un caso, come forse capita un fattore B, no? o C in questo caso, no? di molte situazioni. Abbiamo iniziato con la Juventus e abbiamo fatto il vino a marchio Juventus e allora abbiamo presidiato praticamente tutta la Serie A e all'estero anche il Bayern di Monaco e l'Ajax. Cioè entriamo con il vino in una comunità che ha un'affezione molto forte per quel brand e nulla come il tifo e forse la religione, no? Riesce a compattare in qualche modo le persone. E quindi abbiamo, grazie a questa struttura, così accolto e contattato molti nuovi clienti.
Ecco, il gruppo Fresia Aluminio ragiona allo stesso modo, possiamo dire, punta molto sulla comunicazione. Architetto Fadin, vogliamo dire voi come vi muovete sul tema della comunicazione? Sì, diciamo che il nostro obiettivo è stato quello di, con l'avvento delle nuove normative sul risparmio energetico a cavallo tra il 2006 e il 2007, di riuscire a colmare un gap culturale che si era formato, perché queste normative in un settore un po' statico, diciamo, dal punto di vista dell'innovazione negli ultimi anni, ha avuto veramente un taglio molto repentino. E per cercare di stare dietro noi ci siamo resi conto che, oltre ad avere dei buoni prodotti, dei buoni sistemi per serramenti ad alta efficienza energetica, dovevamo cercare di sopperire a questa carenza culturale. Per fare questo abbiamo cercato di supportare, diciamo, il mercato, sia degli artigiani, che sono i nostri principali clienti, ma soprattutto anche il mondo dei progettisti, delle imprese di costruzioni, utilizzando i nuovi media. E quindi attraverso il nostro portale internet, che nel giro di pochi anni è diventato il portale più visitato nel settore del serramento a livello nazionale, proprio perché l'abbiamo corredato, oltre che di servizi web, soprattutto di contenuti. Contenuti a livello di normative, a livello di schede tecniche, a livello di spiegazioni, sia, ripeto, per l'artigiano serramentista, ma soprattutto anche per il progettista. Questo veramente, ho visto gli ultimi dati di chiusura del 2009, noi abbiamo avuto circa 250.000 visite e più di 2,5 milioni di pagine visitate, proprio perché nella differenziazione di tutti i siti presenti ormai sul web, che sono veramente numerosissimi, vengono premiati quelli che hanno i contenuti, e contenuti soprattutto aggiornati. Per fare questo abbiamo anche, diciamo, dato vita, nel nostro settore siamo stati un po' i primi, sia al canale di YouTube, dove abbiamo caricato i video, e nel giro di solo un anno sono stati visti quasi più di 14.000 video di convegni, di corsi di formazione, di interviste, e poi abbiamo un po' sperimentato, diciamo, i social network attraverso Facebook, che è ancora un po' uno stato primordiale. Diciamo che per il 2010 abbiamo l'intenzione di dare vita a una web TV della Fresia Aluminio, con contenuti sempre molto specifici di settore, e iniziare a sperimentare dei servizi attraverso i telefonini. Ecco Gianluca, come giudichi queste due forme di comunicazione? Beh, l'architetto Fadin l'ha detto più esplicitamente di Pier Giorgio Scrimaglio, ma fondamentalmente entrambi hanno detto la stessa cosa, cioè riempire di contenuti il proprio prodotto. Da una parte c'è la Juventus, quindi con tutto, per Juventus non solo, ovviamente abbiamo Inter e quant'altro, però è iniziato, diciamo, con la Juventus e poi si è esteso perché effettivamente c'era un ritorno, evidentemente, immagino. Riempire di contenuto vuol dire caricare la propria azienda, il proprio brand, il proprio marchio, la propria produzione con contenuti a volte che vengono dall'esterno, che quindi possono rafforzare, a volte che vengono dall'interno dello stesso mondo. In un certo senso quello che sta facendo Fresia Aluminio è un po' come quello che poteva fare, forse fa già, Pier Giorgio Scrimaglio parlando di vino sul proprio portale. Ecco, in questo senso da una parte Fresia Aluminio rafforza la propria comunicazione parlando di sé, dall'altra Pier Giorgio Scrimaglio si appoggia a quello che sicuramente sappiamo come essere un prodotto eccellente, che abbiamo anche più volte assaggiato, quindi comunque insomma ci tengo a precisarlo, e dall'altra parte appoggiandosi appunto a contenuti esterni molto forti come possono essere quelli del calcio. Ha detto bene Scrimaglio, non c'è forse una sola cosa, a parte la religione, in Italia che possa unire di più e spingere di più che il calcio, quindi ha avuto perfettamente ragione, ma sta avendo ragione anche Fresia Aluminio.